Ancora un appuntamento col Camper Mag News, speciale salone del camper. Tutto ha funzionato dall'inizio alla fine e tutti sono contenti, dagli organizzatori agli espositori, e lo si è visto anche dal record di presenze. Pertanto anche oggi cerchiamo di fare una veloce e ultima full immersion tra i padiglioni di Fiere di Parma. Al 5 troviamo Elnag, che tra le novità si è contraddistinto per gli esclusivi van presentati secondo l'ultima tendenza con tetto a soffietto. Elnag quest'anno al salone del camper arriva con un sacco di novità. La prima è l'introduzione del van. Evan era un segmento dove Elnag non era presente e dove chiaramente, visto le tendenze del mercato, era necessario arrivare. Lo fa, a mio avviso, in maniera molto importante, perché si esce con una gamma completa nelle soluzioni. In termini di misure si parte dal piccolo 5,40, arriviamo fino al 6,36. Lo fa con un prodotto molto ricco nelle dotazioni, perché è un veicolo che esce già con la veranda, il pannello solare, l'autoradio, la retrocamera, le ruote da 16 in lega, e quindi diciamo tutte le dotazioni che comunque il cliente oggi cerca, e che magari acquistando un van Elnag se lo trova già nelle dotazioni di serie. Abbiamo poi la possibilità di introdurre come optional il tetto a soffietto, quindi ci arriviamo con una gamma davvero completa, sia nei contenuti ma anche poi nelle possibili dotazioni aggiuntive che il cliente può scegliere, così da confezionarsi il veicolo secondo le proprie esigenze. Non ci fermiamo qua, perché comunque oltre al van abbiamo rivisto completamente gli interni della gamma Magnum e della gamma T-Loft, che oggi sono sicuramente molto più ricchi, molto più caldi, e quindi un ambiente molto elegante che è andato dietro a quelle esigenze, a quelle richieste che la nostra rete ci aveva fatto in questi anni. Chiaramente non rinunciamo alle dotazioni, si parla sempre di veicoli molto ricchi nelle dotazioni, con contenuti che in termini economici possono andare dal minimo di 5.000 euro fino addirittura a 7.900 euro. E l'altra cosa da non sottovalutare è l'estensione della garanzia, perché con la nuova tecnica costruttiva che Elnag ormai adotta da un po' di anni, abbiamo potuto estendere la garanzia contro le infiltrazioni, che arriva fino a 10 anni appunto di garanzia. Quindi il cliente che acquista Elnag sicuramente ha la tranquillità di acquistare un prodotto sicuro nel tempo. Sempre al 5 Roller Team conferma i van della serie Advance, Limited ed Entry, presentando però anche delle altre interessanti novità. Le novità molto importanti, soprattutto per quanto riguarda la gamma Zefiro. Abbiamo fatto un restyling completo per quanto riguarda il cupolino, come vedi, molto filante, molto accattivante, che riprende un po' la linea del nostro Granduca. Molto importante poi come novità, abbiamo presentato sempre sullo Zefiro la pianta del 285, una nuova pianta con il bagno double face, quindi con doppia funzione, sia doccia che lavabo. Poi per quanto riguarda la gamma Kronos abbiamo fatto un restyling completo per quanto riguarda proprio l'arredamento, quindi nuovi colori, profili in alluminio, veramente molto moderno e piacevole a livello estetico. Ed anche Carrado, che quest'anno ha raggiunto il traguardo dei suoi primi 15 anni, tra le novità ha presentato dei van. Le novità sono il nuovo musetto della gamma Motorhome, in questo caso abbiamo portato il nostro i338, un'altra novità invece sarà il tetto a soffietto sulla gamma Camper Van. Questo tetto a soffietto è stato sviluppato interamente nella nostra azienda, nell'Erwin Immer Group. E è un tetto a soffietto di ultima generazione, molto aerodinamico, con sblocco elettronico. E un'altra delle novità che abbiamo portato è l'edizione 15, perché quest'anno Carrado compie per l'appunto 15 anni e abbiamo fatto questo pacchetto edizione 15, che comprende una serie di accessori che possono essere la veranda, possono essere 140 cavalli, insomma tutto quello che occorre per avere un veicolo completo, ordinando semplicemente questa edizione 15. Al padiglione 2 invece troviamo una bella esposizione degli esclusivi van presentati da Malibu. Anche quest'anno Malibu ha presentato delle novità molto interessanti. Una principale è un adeguarci un po' alla tendenza di questi ultimi anni di avere un tetto a soffietto abitabile, un tetto a soffietto diverso da molti altri van, in quanto ha il tetto proprio costruito come le pareti di un autocaravan normale Cartago. E l'altra novità appunto è questo coupé che si chiama Diversity, che ha un tipo di
arredamento interno molto più aperto, molto più ampio, che dà la possibilità di vivere in modo più comodo con una toilette ingrandita. Si cerca di dare gli spazi di un'autocaravan in un van, e questa è la cosa più interessante, sempre con il solito gusto e con la solita robustezza e abitabilità dei Cartago. Una vera esclusiva per l'Italia è stata quella proposta qui al Salone del Camper dai van Panama 24/7/365. Il marchio Panama lo lanciamo per la prima volta sul mercato italiano in questa fiera con il motto 24/7/365, che vuol dire 24 ore al giorno, 7 su 7 la settimana e 365 giorni all'anno. Quindi un mezzo sia per la città, sia per l'area aperta e comunque per tutto l'anno, per 365 giorni. Per quanto riguarda l'utilizzo, quali sono i vantaggi? Beh, sicuramente la libertà assoluta, il poter utilizzare al posto di un'auto invece di avere un mezzo extra rispetto allo solito investimento, la possibilità in qualsiasi momento di prendere una borsa e andare ovunque e potersi fermare in qualsiasi secondo e poter ammirare un tramonto senza dover programmare una sosta in un hotel, e sicuramente anche la possibilità di portare i bimbi a scuola, andare a fare spesa, andare a un ristorante con gli amici e quindi utilizzarlo come una normalissima auto. Quanti posti letto? Abbiamo 4 posti letto e 5 posti omologati di guida. Ci spostiamo al padiglione 6, dove Arca presenta, accanto ai semi integrali della serie Europa New Deal, una nuova gamma di motorhome. Sì, lo scorso anno avevamo iniziato con la parte profilata e basculante con l'introduzione dell'Europa New Deal. Quest'anno abbiamo completato il rinnovamento della gamma Europa con l'introduzione del motorhome. Da sempre Arca è stato presente in questa fascia di mercato. E anzi, diciamo che è stata un po' un precursore della gamma motorhome, quindi abbiamo introdotto un motorhome completamente rinnovato nella gamma H. Le piante sono i due tradizionali 745 con disposizione gemello e centrale, a cui si affianca una grossa novità molto importante per il mercato italiano, sempre più richiesto, di un veicolo più compatto. È un veicolo di sotto 7 metri con disposizione gemello. A proposito di motorhome, sempre al padiglione 6, in un elegante stand sono esposti gli eleganti Imer Masterline. Quest'anno con Imer, o come realmente è la pronuncia tedesca, Humer, abbiamo deciso di andare ad evidenziare quelli che sono i plus che rendono realmente differente il nostro prodotto. Abbiamo deciso di presentare quelli che sono i prodotti particolari, quindi dal crossover 4x4 sia sulla versione furgonato sia sulla versione motorhome. Abbiamo portato il nostro speciale motorhome Masterline, allestito su meccanica Mercedes, ma soprattutto caratterizzato dallo speciale telaio SLC, che sta per Super Light Chassis, di omologazione e produzione interna di Humer. Quindi all'interno dello stand ci siamo voluti focalizzare su video che proiettano tutti i test che Humer che vengono effettuati prima di porre un veicolo sul mercato. Abbiamo in esposizione anche le speciali pareti per far vedere quella che è la caratteristica dello speciale Pual, quindi un riempimento che garantisce una tenuta termica ma anche allo stesso tempo strutturale del veicolo. Continuando a parlare di motorhome di alta e altissimo di gamma, al padiglione 2 troviamo le ultime ed esclusive novità presentate da Cartago. Quest'anno, nel 2021, nella stagione 2021-2022, Cartago ha presentato una riedizione del modello C-Line, che è completamente rivisto sia nell'esterno che nell'interno. Nell'interno ha degli stili del mobilio completamente rinnovati in diverse versioni, che lo rendono accettabile sia da un pubblico più senior che da un pubblico più giovane. E all'esterno la cosa più interessante è il musetto, che è stato completamente rivisto con una mascherina rinnovata che dà un'idea di una forza, di una cosa che prima era un pochino più leggera,
e poi comunque la cosa fondamentale che rimane comunque il tipo di linea che è tipica di Cartago, molto, molto bella, molto filante, e soprattutto l'eleganza di Cartago che comunque è sempre insuperabile. Dopo questa ampia panoramica di esclusivi veicoli ricreazionali esposti qui al Salone del Camper, anche oggi abbiamo voluto chiedere alla nostra simpatica Lady Caravan quali altre novità sono state presentate qui al Salone. Degli aneddoti collegati alla vendita di caravan al Salone del Camper da un'esperta conosciuta come Lady Caravan. Beh, ce ne sono tantissimi. Diciamo che abbiamo un grandissimo interesse da parte di camperista o di ex camperisti che sono sempre più attratti dal discorso caravan. Ovviamente fanno domande strane, chiedono giustamente i serbatoi di recupero dove sono. Le caravan notoriamente non hanno grossi serbatoi di recupero, o se è possibile dotare di antenne satellitari, pannelli solari. Le caravan sono fortunatamente già dotate di tutto e non hanno bisogno di tanti accessori. Qual è la domanda più frequente che fanno a Lady Caravan quando vogliono acquistare appunto questo mezzo di traino? Prima cosa di tutto la preoccupazione che la propria macchina ce la possa fare, e chiaramente armarsi del libretto per mostrarlo e normalmente rincuoro un po' su quello che è la portata della macchina. Ma tutta questa preoccupazione, penso di essere la prima a, diciamo, tranquillizzare i clienti dicendo che io traino questa meravigliosa piccola rulottina con una 500, quindi con una potenza minima. Per me quest'anno andare in vacanza e superare il passo del Tonale è stata una vittoria, perché dimostravo che anche le piccole utilitarie hanno una grande potenza e che la caravan ce la può fare. Ce la può fare, può essere trainata veramente ovunque e quindi tutti possono trainare in tranquillità. Ma l'offerta del Salone del Camper in questi 9 giorni di fiera ha riguardato anche accessori e componentistica. Tra questi vediamo l'ultima novità presentata dal Truma. In effetti abbiamo presentato qui in fiera la nuova pannellino elettronico, l'Inet X Pro. L'Inet X Pro è un pannellino di nuova futura generazione, un sistema aperto, pertanto in continuo sviluppo anche. L'Inet X Pro è previsto come pannellino centralizzato chiaramente per i nostri prodotti. Inoltre andrà a sostituire il pannellino centralizzato del mezzo stesso, pertanto dove andiamo poi a leggere le varie sonde, i livelli delle acque, le batterie e altro ancora. Avremo tutto dentro un pannellino centralizzato, in questo caso qui. Il bello di questo sistema qui è che avrà anche già il Bluetooth incorporato, pertanto con un'applicazione, un'app Truma, e possiamo collegarci a questo pannellino qui, avremo in contemporanea tutte le funzioni che noi portiamo sul pannellino o possiamo chiederle, le avremo anche sul nostro portatile o cellulare. Sarà possibile collegare fino a 8 portatili o tablet, in 3 contemporaneamente potranno inviare degli ordini, degli input verso il nostro pannellino e sarà possibile poi dopo utilizzare il mezzo, le varie applicazioni all'interno. I prodotti Truma potranno essere collegati, però chiaramente anche altri produttori. È un sistema aperto, abbiamo detto, pertanto tramite app in futuro potremo apportare delle aggiunte, degli aggiornamenti al software, scaricandolo, arrivando il messaggio sull'app del cellulare. Dopodiché col cellulare tramite Bluetooth potremo aggiornare questo pannellino Linet X Pro. La regione che ci porta a conoscere la nostra inviata per Italia in Camper Silvia Basenghi è il Molise. Signor Pasquale, perché consiglierebbe a un camperista di visitare il Molise? Allora, ricorre molto spesso una frase in Italia: il Molise non esiste. A me piacerebbe cambiare questa frase nella frase: il Molise non esiste in nessuna parte d'Italia, perché è unico. Forse è vero, siamo rimasti un po' indietro nel tempo, ma indietro nel tempo anche con le cose genuine di un tempo, con i cibi, l'aria, l'ambiente nel Molise è rimasto un po' incontaminato a differenza di tutta l'Italia. Abbiamo ancora prodotti che non esistono più in un mondo globalizzato, noi frequentiamo un agriturismo dove troviamo il vero pollo ruspante, non di 600 grammi ma di 4,5 kg. Con una carne che non è quella del pollo, che bisogna alzare lentamente altrimenti restiamo con l'osso in mano. Abbiamo tante cose, la transumanza ancora,
abbiamo la più antica fabbrica di campane da oltre 1000 anni, abbiamo la storia del coltello delle lame taglienti di Frosolone, abbiamo l'acqua delle nostre sorgenti, abbiamo il mare più pulito d'Italia e dopo 90 chilometri abbiamo 2 stazioni sciistiche, Campitello Matese e Capracotta. Penso che abbiamo molto di più, al di là delle cose materiali, di tutte le altre regioni d'Italia. Inoltre nel 2022 il Molise sarà protagonista di un evento piuttosto particolare, ce lo vuole spiegare? Sì, dal 2019 il Comitato Europa Rally, che dal 1961 assegna ad una nazione e un organizzatore un raduno in occasione della Pentecoste, per il 2022 è stata assegnata a me, presidente del Camper Club Universo, e all'Italia questa festa che mai si è tenuta così a sud in Europa. Arriveranno equipaggi da tutta Europa, già ho adesioni dalla Polonia, dalla Germania, dalla Finlandia e dalla Svizzera. Questi camper confluiranno a Larino, almeno in 200 camper, e scopriranno le bellezze del Molise anche attraverso escursioni che per far esistere il Molise ho organizzato nel Molise. E si conclude così questo nostro ultimo appuntamento con il Camper Mag News. Grazie come sempre per averci seguito. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del Camper Mag News.